85.000 spettatori, non se n'era mai visti tanti, attendono il responso della giornata. Sono presenti il ministro Scelba e il sottosegretario Andreotti. Mazzola emerge dagli spogliatoi, gli inglesi Swift, Matthews, Cockburn, Mortensen, Lawton, Wright, Finney. Quarto minuto, primo a cedere Eliani. Matthews lancia, Mortensen affrombola, gira Gretzer e saetta un traversone a orologeria incredibile per Bacigalupo che non para. Ci crederà adesso, vedendo con calma com'è andata. Dopo l'impeto iniziale, prime perplessità dei nostri. Dodicesimo minuto, da Mazzola a Loic la palla finisce sulla destra. Osservate il triplice e discusso fuori gioco. Dalla destra si ostina e segna, Swift lascia fare, gol annullato. Diciottesimo, punizione di Menti. Swift fallisce la presa, rimedia a due tempi. Ventiquattresimo, sincronismo magico tra Mortensen e la palla. 70 metri in 7 secondi. Passaggio indietro, tiro di Lawton a tipo V2. Ventisettesimo minuto, lancio di Mazzola. Testa di Carapellese, la mano del gigante e il piede del terzino sventano il gol. Quarantatreesimo, Carapellese. Swift lascia sfuggire, Mazzola fulmina in mano contro il gigante. Loi conclude per uso esterno. Ripresa, tredicesimo minuto, testa di Gavetto, spigolo della traversa, Swift toglie la palla come un moscerino da un occhio. Questo gioco adulto ha ormai sconcertato la nostra adolescente irruenta. Ventiseiesimo minuto, Mannion dirotta sulla destra, serve il non sorvegliato Finney, da tre passi cosa ci può fare Bacigalupo? Due minuti e stavolta è Mortensen, dirotato alla sinistra a servire Finney, che replica un colpo più spettacoloso che arduo, 4-0. Lento sfollare degli 85.000. Abbiamo visto un bel gioco, mormorano per consolarsi. Bilancio della nazionale sistemista a contragenio. 9 partite, 24 gol fatti, 20.